Forse stanno registrando. No, 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 vieni. Quindi possiamo entrare? Li conosco, vieni. Ciao. Ciao, tu sì. Ciao, io sono te. Peppe, dentro, vieni. Vedi bene il bar, Maurizio? Dovrei schiarire un pochino. Maurizio. Oh, ciao. Ciao, Isabella. Ciao. Ciao. Come stai? Come va? Come sei qua? Peppe, il mio amico. Ah, c'è Peppe? Sì. Ciao, Peppe. Allora che dite se fate una pausetta? Facciamo 2 minuti di relax. Relax? Sì. 5 minuti di relax. Ah, bravi, così Isabella approfitta e vi fa una intervista. Eccellente. Sì, 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 eccellente. Grazie, ciao. Allora anche mezz'ora di relax. Salve ragazzi. Ciao. Come va? Bene, grazie. Ok. Ragazzi, molto velocemente i vostri nomi. Tony. Mark. Tu? Armando. Tutti napoletani praticamente. Sì, mi chiamo sì, praticamente. Sì. Sì. Siamo di una scuola popolare di musica. Vogliamo fare una sorta di inchiesta per sapere che musica si fa a Napoli, che rapporto ha questa musica con la città e quali sono le condizioni. Posso dare delle indirizzi? e quali sono le condizioni dei musicisti, dei produttori di musica in questa città? Bene, voi vi ho sentito fare un pezzo prima. Uh-huh. Mi spieghi un po', Tony, di che si tratta? Sì, 2 pezzi scritto Amando e io. E ho chiesto Marco al piano per fare un pezzo più leggero, sai, ma con molto sinuoso, come si dice? Sinuoso? Sì, sì, infatti, sì, sì. Ma vedo che Armando usa uno strumento sì, abbastanza inconsueto. Sì, si chiama kalimba, sì, ed è uno strumento africano, sì, sì. Zulu. Sì, quindi è semplicissimo, è una scatoletta di legno con questi rebbi di metallo accordati in una scala di minore per il pezzo. E trovate che vada bene per questo pezzo, Tony? Sì, sì, no, incredibile. L'idea era quella di fare una cosa estremamente semplice, praticamente un anello. E quindi ha una sonorità è molto particolare, particolare, sì, molto bello, molto semplice. Questo è un suono nuovo. Era una timbrica un po' differente dall'usuale. È uno strumento primitivo e quindi come primitivo conserva una serie di caratteristiche originarie dello strumento. Sì, è lo strumento originario, però ovviamente gli ha portato delle modificazioni significative, cioè occidentalizzato, cioè è diventato molto più polifonico. Ragazzi, questo pezzo lo vogliamo finire stasera? Cosa? Dobbiamo. Come no? Dobbiamo continuare la registrazione. No, no, a parte scherzi. Concludete per piacere, Ragazzi, per concludere volevo sapere quali sono le caratteristiche ritmiche e armoniche della vostra musica. Ritmicamente energetico. Energetico. Sì. Sì, sì, ma è molto spazio, concezione di fare un base di ritmo. È molto, ti tira molto, E dopo c'è questa sensazione della macchina sull'autostrada, sai, questo. Sì. Cosa? Va bene, ragazzi, vi ringraziamo. Vi lasciamo e ascoltiamo il vostro pezzo. Lavoro. Va bene. Ok, magari dopo. Ciao, ci vediamo dopo. Ciao Tony, ciao Marco. Ciao. Arrivederci. Ciao. Pepe. Ciao. Qui. Arrivederci. Sigla terza rete, nona.
Spread, tempo. Bene, questa è Napoli. Città da cartolina illustrata o città di quartieri sovraffollati. Oppure la città della musica, della canzone vecchia e nuova. Ma quali sono i rapporti tra Napoli, intesa come luogo dell'insediamento umano e l'espressione musicale che dentro questo insediamento nasce? Forza riconoscere che questa città, da sempre popolosissima, intricata, ricchissima di elementi culturali diversi e all'apparenza non coordinati dentro un unico grande disegno, è il luogo dove più si è resa necessaria l'invenzione di forme di comunicazione tra gruppi e individui diversi tra loro. Una comunicazione convulsa, frenetica, ritmicamente irregolare. Una continua pulsazione incontrollabile, non riconducibile a schemi, perché schemi non ha, né nascosti né evidenti. Sovrapposizioni, integrazioni, confusioni, con presenza di differenti attività, linguaggi e forme di comunicazione nello stesso spazio, continua riconversione della propria identità culturale. Insomma, in una sola parola, rumore. Diventare anche stimolo per un'espressione più propriamente musicale. Ce lo dimostra Jam Senese, del gruppo di Napoli Centrale, uno dei gruppi storici della nuova musica napoletana. James, dimmi un pochino, ma tu da dove vieni? Dall'Arizona, dal Texas? No, da prima sono venuto dalla California, veramente. Cioè, io sono nato a Napoli, e da padre americano e madre napoletana. Benissimo, senti una cosa, ma voi ragazzi come vivete questo tipo di musica? È abbastanza particolare, cioè vedo il sassofono, non è uno strumento tipico napoletano. Ma di napoletano ci sono io che credo che a livello di sentimento, cioè l'importante è il sentimento, capite, della musica. James, ti volevo chiedere una cosa, la tua storia, no? Come musicista è legata alla storia della musica napoletana. Tu prima suonavi negli Showman, un gruppo che ha avuto un enorme successo. In Italia era un gruppo napoletano, poi dopo si è entrato a far parte del gruppo di Napoli Centrale. Nell'utilizzo di questo strumento di cui hai parlato prima, del sassofono, che cosa è cambiato fra il primo e il secondo gruppo? Ma cioè la forma non è che è cambiata dal primo gruppo al secondo, no? Cioè proprio come impatto musicale. Secondo me è cambiata la maturità, capito? Cioè tu più vai avanti e più cioè, l'espressione cambia, capito? Cioè, Napoli Centrale oggi è questa qui, capite? Cioè, prima gli Showman erano prettamente un fatto commerciale. Napoli Centrale invece non è più un fatto commerciale, ma è un fatto, secondo me, non direi neanche di sintesi, no? Però più o meno si avvicina a questo, capito? James, siamo nel traffico, c'è molto rumore. Ma non credo, no. Ma è pochissimo. E poi è un rumore che non dà fastidio, secondo me. Noi siamo abituati a sentire tutto questo. Credo di sì, anche perché ci siamo nati e cresciuti. Ma anche il rumore perché è musica, capito? Cioè lo puoi tramutare in musica, qualsiasi cosa tu senti. Fammi sentire. Potrei darti una dimostrazione. Tipo il clacson delle macchine, no? Dai. Classico, no? Melodico, cioè addirittura prendere un suono e tramutarlo in melodia, no?
Guagliù, adesso ne fanno poco armonicamente, un poco più largo, no? In modo che viene più cantato, capite? Beh, che ne pensi su pezzo? Mi piace, James, ma mi di piace. Che cosa si tratta? Cioè, è il pezzo nuovo del nostro ultimo 33 giri. Io mi ricordo quando 8 anni fa voi suonavate. Sì, esattamente. E mi ricordo che a molti specialmente della generazione degli anziani, no? Dei non giovani. Sì, più o meno 18 no... anni, cioè 8 anni fa chi aveva 18 anni, insomma. Ecco, c'era qualche cosa che non andava molto bene. Erano queste sonorità forti, queste sonorità molto violente, aggressive. Sì. Però io sentivo come se ci fosse qualche cosa di non completamente espresso, qualcosa di represso. Oggi invece ti sento più chiaro, anche più forte sul tuo strumento. Ma diciamo che il primo, cioè prima 8 anni fa tutti quanti noi eravamo un po' condizionati dal sistema e anche dal fatto di non essere molto preparati sullo strumento. È chiaro che adesso dopo 8 anni ognuno di noi è maturato, no? Specialmente io. Cioè, insomma, 8 anni fa, sì. Dal punto di vista tecnico, si improvvisava molto. Si è sempre improvvisato, solamente che era un fatto limitato, capito? Cioè, ognuno di noi era limitato sullo strumento e non poteva esprimersi, capito? Mentre oggi il discorso è molto differente. Senti, James, io cercavo di immaginarti con un violino. Perché? Mi è completamente impossibile. Cioè, io ti vedo con il sassofono e sei giustissimo. Non so, mi fai ricordare Parker, il Coltrane. Ma tu perché usi questo strumento? Perché questo e non il violino? Ma perché credo che questo faccia parte del mio essere proprio, cioè il mio corpo proprio, capito? Cioè, col violino in mano, anche se è uno strumento bellissimo, non credo che sia adatto al mio temperamento, sì, capito? Sì. Mentre questo qui io lo sento molto vicino al mio modo di essere. È un amplificatore della tua voce. Sì, è il mio corpo proprio. È un amplificatore del tuo corpo, sì, della esatto, tua voce, esatto. Della tua coscienza. Esatto. Del tuo grido anche, no? Luciano Cilio è un musicista che non ha piacere di parlarsi addosso. Richiesto di una definizione di sé, si è trovato in difficoltà a darci una risposta. Noi qui diremo soltanto che Luciano è un musicista e ricercatore di grande sensibilità descrittiva e che il suo fare musica è abbastanza inconsueto nel panorama dei nuovi compositori napoletani. Noi sappiamo che tu non hai seguito gli studi regolari al conservatorio, sei appunto un autodidatta, ma lo sei per una scelta ben precisa oppure per combinazione, per caso? Ma in fondo anche per una scelta ben precisa. Tutto sommato ho studiato architettura, non ho frequentato conservatorio o scuole affini.
Trovo che gli studi, quella didattica, nella fattispecie è un tantino limitante, in particolare poi per una zona, o diciamo pure per delle zone di interesse musicale circoscritte a delle esperienze che abbiano la volontà di andare al di là poi di, diciamo, della retorica accademica, eccetera. Uno dei problemi fondamentali dei musicisti contemporanei è il problema della proliferazione dei materiali sonori. Qual è la tua posizione di fronte a questo preciso problema metodologico? Io in passato ho adoperato svariati metodi, semiografia musicale atipica, dai collage fino ai disegni, fino a schizzi grafici descrittivi, che avessero poi sui musicisti la possibilità di sottoporli a una incidenza aleatoria con la partitura. Ho notato che per le tue composizioni ti servi assai spesso di strumenti appartenenti alla tradizione classica. Ritieni dunque che la funzione di questi strumenti non si sia esaurita nelle forme musicali da cui questi strumenti sono stati generati? No, no, non trovo affatto che siano strumenti limitanti, nella maniera più certa, credo che siano, offrano delle grosse possibilità di reinterpretazione, no? Voglio dire, è molto più facile trovare limitante alcune partiture scritte per alcuni strumenti che gli stessi strumenti. Luciano, ho sentito prima che stavate provando un brano per violoncello e pianoforte. Stiamo lavorando alla parte centrale della Swift per violoncello e pianoforte, un duo. Suonano Eugenio Feltz e Emery Cardas. Amore scombinato, trovate po' perduto, amore fatte cenere, che si venuta a fa, amore strafutte. Siamo di fronte a Mimmo di Francia, classico compositore melodista, non trascrittore, come la definizione SIAE. L'importante è scoprire, inventare una melodia, una canzone che funzioni, poi proporla ad un cantante di successo che, se ritiene la canzone aderente al suo stile, la fa arrangiare e la incide. Il gioco è fatto. Il cantante di successo, nel nostro caso, è Peppino Di Capri. Mimmo Di Francia ha scritto per lui molte canzoni, poi ha deciso di cantarsi da solo le canzoni che scrive, diventando dunque quello splendido neologismo degli anni 60, e cioè cantautore. È interessante notare come lo stile del nostro sia analogo a quello di Peppino Di Capri. Problema: quale dei due ha influenzato l'altro? Amore mio soppana, sciotana già mattina, co sole che cantava una canzone insieme a te. Amore innamorato, ma mai una volta sola, e dille sti parole che nessuno può sentire. Amore senza cuore, amore senza amore, ti si levato spizio e mi fa chiagnere per te. Suona una mattina, suona fatta vina, dimmi che sei tu per me.
tu come autore hai vissuto da dietro le quinte il mondo della canzone italiana negli ultimi 10 anni. Qual è il condizionamento a cui è sottoposto un autore e dall'industria discografica e dal cantante per il quale scrive? Dunque, il condizionamento c'è perché il cantante ha delle esigenze che variano da momento a momento della sua carriera. Per esempio, appunto, un cantante può avere un particolare tipo di esigenze in un momento in cui deve fare il disco per l'estate, allora ti chiede una canzone piuttosto mossa, piuttosto allegra, estiva. Però è chiaro che un autore non può comporre così a comando. E di solito le canzoni migliori vengono quando sono spontanee, scritte di getto. Che differenza c'è tra una canzone estiva e una canzone invernale? E di solito la canzone estiva è una canzone meno impegnata, con un testo più scorrevole, capisci, un motivo più orecchiabile. Per quanto riguarda i condizionamenti invece da parte delle case discografiche, la casa discografica esige che tu scriva essenzialmente un pezzo che possa essere consumato nell'arco di 6-8 mesi, che possibilmente arrivi a hit parade. Poi naturalmente alla casa discografica poco interessa se la canzone rimane nel tempo o meno. Quali sono i motivi che ti hanno spinto a non essere soltanto autore ma anche cantante? Un autore vive sempre delle frustrazioni, perché naturalmente quando una canzone ha successo tutto il merito, voi lo sapete benissimo, è del cantante, dell'interprete, mentre l'autore è una figura che rimane totalmente nell'ombra, non viene mai menzionato. Quindi è chiaro che un autore, quando può, cerca di uscire dalle quinte e di, in prima persona, di interpretare quello che scrive. Amore senza cuore, amore senza amore, tu si lava tu spizzi e mi fa chiagnere per te. Zitta, piano piano, tu mi fatta scema, mo son io che cerca te. Son io che cerca te. Io sono pazzo, e voglio essere chi voglio uscire fuori da casa mia. Io sono pazzo, c'ho il popolo che mi aspetta. Pino Daniele non ha bisogno di presentazione, come si dice per i personaggi famosi del mondo dello spettacolo. Ascoltarlo è però oltremodo interessante, dal momento che ci fornisce una chiave di lettura sia della sua musica che più in generale di tutto il fenomeno della cosiddetta nuova napoletanità musicale. E oggi voglio parlare. Pino, io penso che la tua storia di musicista sia abbastanza legata, sia abbastanza simile a quella di altri musicisti napoletani. E ti volevo chiedere che tipo di musica e quanti tipi di musica hai dovuto suonare per sopravvivere nel ghetto, prima ancora di poter poi fare la musica che fai adesso, cioè quella che ti piace. Diciamo che ho passato parecchie cose, sono suonato in giro, ho fatto della cosiddetta gavetta, no? Che comprende tipi di musica, comprende un certo tipo di musica, diciamo, il dancing, le cose così, no? E poi dopo formi dei gruppi, cominci a suonare insieme, e a Napoli ne abbiamo fatti un paio così, con tutti i musicisti dell'epoca, ti parti 8-9 anni fa, una cosa del genere. Poi ognuno si divide, forma altri gruppi che hanno più o meno successo, eccetera. E io ho cominciato come chitarrista a suonare in giro. È mai inutile che uno si metta di tutti i nomi, tutte le cose che... E poi dopo sono arrivato fino a 4 anni fa a trovarmi davanti a questo discorso solistico, a cantare dei pezzi, a crearmi questa dimensione che poi oggi porto avanti, insomma. Pino, ma tu sei sostanzialmente un musicista istintivo, nel senso che fa una musica abbastanza semplice, abbastanza istintiva, abbastanza... immediata, voglio dire, anche sul piano della presa, no, che ha con il pubblico. Cioè, l'istintività è un fatto importante, cioè l'istintività butta fuori delle cose semplici, no?
cioè a volte buttare fuori anche delle cose complicate. Complicate. Diciamo che per me la semplicità è importante, perché la semplicità riesce a farti arrivare alla gente col modo più... con una comunicativa più giusta, secondo me. Quindi riesce a farti capire da tutti. Non è che hai la presunzione di dire io ci sono riuscito, eccetera. No, almeno tendi di fare questa cosa. Insomma, logicamente unita all'istintività c'è anche un certo tipo di studio, no? Che va fatto da un punto di vista tecnico, diciamo così. Certo. Cioè su uno strumento. Strettamente musicale, ecco, evidentemente. No, io volevo dire, 10 anni fa Peppino Di Capri utilizzava un dialetto soffice, edulcorato, un dialetto nel quale non c'erano delle parole pesanti, non era nemmeno tanto difficile a capirsi, per esempio a Milano, a Torino o anche no, fuori. Beh, oggi... aspetta, c'erano pure dei pezzi, no? Questo volevo dire. C'erano dei pezzi che erano proprio in dialetto napoletano, perfetto, insomma, cioè che non faceva una grinza, non è che lui usava un certo tipo di dialetto, eccetera, ma usava in alcuni pezzi, alcune erano anche canzoni vecchie, no? Che lui ha riarrangiato. Col terzinato del Voce Notte, per esempio. Infatti. Cioè lui usava proprio questa cosa qui, la usa ancora oggi, fa dei pezzi napoletani, ha fatto pure un pezzo mio, tra parentesi. La tematica è diversa, in quanto per esprimere certe cose, per quanto riguarda quello che faccio io, ho bisogno di determinate situazioni che poi vivo tutti i giorni, insomma. Situazione urbana, come dicevi tu, eccetera. E quindi molte frasi sono incomprensibili, a volte perfino dai napoletani, cioè... Io canto con quello che sento, capito? Cioè come parlo tutti i giorni, come sto parlando con te, come parlo con un altro, insomma. Un dialetto senza moderno, farmi problemi. Il suo. Un dialetto moderno. Sì, infatti, ecco, questa è l'unica cosa che può farmi piacere, che certe espressioni che sono usate oggi non erano usate assolutamente ieri, no? Cioè, sono espressioni che nascono in base agli avvenimenti, in base all'ambiente che è completamente diverso, cioè... Siamo Napoli, perché la parla di Napoli, purtroppo, insomma, sempre bisogna parlare quando uno parla di un certo tipo di recupero, no? Si cade sempre nella retorica del purtroppo, vivolo, sì. Purtroppo, ma si il discorso va anche della musica. Male, queste frasi, queste parole, come esempio, ma senta a guerra, no? Questo nuovo tipo di dialetto che esce fuori, no? Anche se per la maggior parte dei vocaboli è legato a quello vecchio, però ci sono delle situazioni, delle cose, delle frasi che non sono state ancora portate così alla luce, praticamente. La cosa più importante è questo tipo di melodia, no? Che viene buttata fuori oggi, questo tipo di melodia unita a certi ritmi che sono tipicamente americani, se vogliamo, oppure tutto il contrario, cioè un certo tipo di ritmo napoletano con delle influenze melodiche americane. Si traduce poi in una forma musicale come il blues, per esempio, che è la forma tradizionale, se vuoi no, di risposta storica a una situazione il blues di repressione, no? Sì, cioè, nasce in America come risposta... No, come il blues risposta... è una musica che onestamente ho assimilato perché è stata la mia scelta praticamente, no? Cioè, tra tanta musica americana che ci arriva ci sono delle cose belle e delle cose brutte, insomma. Il blues rappresenta proprio per me un fatto ben preciso, soprattutto culturale, no? Non in cui l'hai assimilata perché ti piace, perché ti rivedi, no? A suonare quel tipo di cose, e cerchi di unirla poi a quella che è la musica che esce fuori dalla tua quotidianità, praticamente, da come ti muovi, da come parli, da quello che fai. Fantasia.
chi t'ha tutto cosa vuoi. Mo caso vecchio e dormo, non posso più fare niente, sono a pensa a la gente, tengo me. Ma si posso meglio, ogni posso capriò, e quando posso niente di capire. L'industria napoletana del disco è un tipico esempio di come l'avvento di sistemi più progrediti di produzione e distribuzione tende naturalmente a far decrescere un'industria locale per forza di cose scarsamente organizzata. Specialmente negli ultimi anni, il mercato dell'industria discografica napoletana si è andato sempre più restringendo, dal momento che l'industria stessa è stata relegata ad un ruolo di produzione marginale di gruppi e cantanti per lo più di interesse locale, al massimo regionale. Ne riceviamo un riscontro in questo colloquio con il discografico Antonio Taccogna. Questa fontana? Sì. Non funziona. La fontana della mostra d'Ottomare. È una delle pecche napoletane, come non funziona una. Non funziona neanche l'industria discografica, funziona male. Perché? Diciamo la speranza di farla funzionare c'è sempre stata. Ci sono le esigenze purtroppo di un discorso napoletano che non funziona in partenza. Oggi però delle speranze principalmente di un piano industriale di investimento sta nascendo una nuova generazione di industriali discografici. Per esempio a Cavate di Treno c'è stata adesso una sala di registrazione molto importante che è costata come investimento circa 800 milioni però il discorso è sempre lì, peccano le grosse organizzazioni, pecca tra di noi principalmente una forma di associazione per poter risolvere certi problemi. Problemi di che genere? Diciamo quello che uccide la discografia napoletana sono i falsari, e quella è una delle cose proprio importantissime perché manca una legislazione sui falsari. La SIAE ultimamente con orgoglio diceva che aveva operato dei grossi sequestri per centinaia e centinaia di milioni, però su di un piano legislativo l'unica grossa pena pecuniaria che avevano avuto era di 400.000 lire, che è il massimo della pena prevista per i falsari, mentre invece loro guadagnano diciamo decine e decine di milioni al giorno. Questo per me, che produco uno dei, diciamo, dei cantanti forse che oggi vende di più, rappresenta un discorso prettamente deleterio, in funzione che dopo sei giorni che sono uscito con l'ultima produzione i dischi stanno già in astri, stanno già imperversano su tutto il mercato dei falsari. Naturalmente questo comporta da parte nostra chiudersi e tentare invece di produrre 10 in un anno di produrre due a discapito naturalmente sia dell'Unione Musicisti, delle sale di registrazione, dello stampaggio, per cui non c'è una fioritura di industria discografica nel vero senso della parola. Cioè abbiamo timore di fare degli investimenti. E la televisione? Purtroppo nel palinsesto della televisione dell'anno scorso e quello di previsione per l'80 non siamo riusciti a vedere nessuna trasmissione riguardante un repertorio prettamente napoletano. Per logica conseguenza noi siamo emarginati. Veramente io nel settore discografico devo e mi sento un cittadino di serie B. Ma non è stato sempre così. Nei primi del Novecento la Phonotype Record, di cui intervistiamo il titolare, Roberto Esposito, era una delle più importanti industrie discografiche d'Italia. Sì. Nei primi anni del secolo Napoli era una città dal punto di vista di teatro, come Teatro San Carlo e come teatro canzonettistico vero e proprio, fra le più grandi città d'Italia e anche d'Europa. E c'era molta un numeroso stuolo di café chantant, di teatri, di possibilità di lavoro per i cantanti, per cui tutte le vedette erano costrette quasi per farsi strada a passare per Napoli, a passare diciamo così per questo punto di lancio che era Napoli. Trovandosi poi a Napoli venivano presso Phonotype, che era fra le prime case discografiche che erano sorte in Italia, quindi era lo stesso fenomeno che sta avvenendo oggi avveniva all'epoca. All'inverso. Quali sono le attuali caratteristiche della produzione materiale discografica che avete qui? Noi facciamo tutta la produzione del disco vero e proprio, partendo
dalla incisione della lacca con apparecchiature sofisticatissime, con una galvanizzazione per ottenere la matrice, fino allo stampaggio del disco vero e proprio. Praticamente da noi si può venire con l'orchestra e col cantante e dopo alcuni giorni uscirsene con i dischi belli e pronti sotto braccio. Una delle formazioni musicali che dal 1968 in poi ha letteralmente cambiato il nostro modo di porci di fronte alla musica e alla cultura popolare è senza dubbio la Nuova Compagnia di Canto Popolare. Il loro fare musica è stato per molti riscoprire un mondo del tutto inesplorato e sconosciuto, ma nello stesso tempo ricchissimo, un vero viaggio all'indietro verso le radici comuni della cultura di un popolo. Raffaele Cascone, per voi giovani, compare un nuovo modo di fare la radio, di utilizzare diversamente i mass media. In un'Italia ancora sanremese, piena di zingare, giorni dell'arcobaleno, arche di Noè, una trasmissione come Per voi giovani contribuiva vigorosamente a turbare il grande sistema festivaliero di quegli anni. Ma vedi, la musica di per sé, della musica non me ne è mai importato niente, questa è la cosa principale. E mi è sempre importato di quello che si fa attorno alla musica e che si fa con la musica. La musica nei luoghi dove è nata non esiste mai da sola, esiste insieme alla danza, insieme alla comunicazione. Se
se tu vedi dei gruppi di musica africana, c'è la musica, c'è la danza contemporaneamente, c'è il contatto interpersonale. A me questo interessava, il contatto interpersonale e la musica come un contributo per poter aumentare la comunicazione interpersonale. Soprattutto nelle varie situazioni locali, no? Il discorso del decentramento che allora non esisteva. A me interessava mettere a disposizione dei ragazzi, del pubblico, no? Dei giovani che prima erano semplicemente considerati dei potenziali consumatori acquirenti di bibite e altri prodotti giovanili, metterli in condizione di poter organizzare delle cose tra loro, attraverso un mezzo magari che era la radio. Quindi passare dalla comunicazione stretta locale alla festa, il passo è molto breve. Ecco, questa è una possibilità di utilizzo dei mass media e della musica. La degenerazione, l'unica degenerazione possibile era fare semplicemente dello spettacolo. Quindi rigenerare la spontaneità tra le persone, che è qualcosa di diverso che vivere secondo la testa con due antenne da sopra. La spontaneità vuol dire creatività, vuol dire star bene, vuol dire addirittura fare la festa. Avete notato che non si fa più festa in Italia? Cittadine sta zona campestre, è arrivata l'uscirsele. Questo paese è Siano. Qui, contro la progettata costruzione di una fabbrica di amianto, fa un intervento il gruppo dei Tezzi di Pomigliano d'Arco. Pomigliano è un comune della provincia di Napoli. Fino a pochi anni fa la principale attività economica di questa zona era costituita dall'agricoltura. Ma da un decennio a questa parte Pomigliano ha visto una progressiva trasformazione del proprio tessuto economico e sociale a seguito di una industrializzazione improvvisa che ha determinato a tutti i livelli non poche lacerazioni, anche profonde. Il gruppo dei Tezzi, che prende il nome da una famosa canzone ballata della tradizione popolare contadina del sud, ha rappresentato e rappresenta a livello della comunicazione musicale quella trasformazione di cui prima dicevamo. La scelta della forma espressiva della tammurriata, unita a varie forme tipiche del teatro popolare, ricollega in qualche modo questo gruppo alla cultura popolare contadina. Che consiglieri siamo se noi non approviamo? Che consiglieri siamo se noi non approviamo? Se noi non approviamo, che consiglieri siamo? Se noi non approviamo, e siamo, noi siamo come le lucciole. Viviamo nelle tenebre, noi siamo i fiori del mare, viviamo per rubare. Noi siamo come le lucciole, viviamo nelle tenebre, noi siamo i fiori del mare, viviamo per rubare. Anche a Siano oggi noi siamo venuti perché un gruppo di compagni, di operai, ci ha chiesto che in questo paese, volendo l'amministrazione, gli organi del sindacato, delle grosse centrali economiche, vuole installare una fabbrica di amianto. A noi ci è andata benissimo l'idea di dare una mano, perché in una zona contadina come questa una fabbrica di amianto, insomma, è una cosa abbastanza che scende dall'alto. Allora abbiamo costruito in non più di 20-25 giorni un intervento con l'aiuto delle persone del posto, della banda musicale, di altri compagni che hanno recitato, suonato e un tentativo poi complessivo di coinvolgere la popolazione su questo tipo di argomento. Questo vostro intervento di oggi può essere configurato come l'evoluzione diretta del vostro discorso sulle tematiche del popolare e il vostro rapporto che avete avuto con il mondo popolare, il mondo della tammurriata, della canzone di Tezza, sul quale siete nati e sul quale poi avete costruito la vostra esperienza, oppure è un salto di qualità? Ma in un certo senso un salto di qualità non lo è, perché oppure lo era già nel 1975, cioè nel 75 noi analoghi interventi di questo tipo li abbiamo fatti. Nel caso di Siano
Il salto di qualità sta nell'aver costruito l'intervento insieme alla gente. Questo è estremamente importante, ma il gruppo, la prerogativa del nostro gruppo era già quella di andare in giro per il paese facendo giasso per richiamare l'attenzione su certi problemi. Però, per come poi è andato a finire a livello di tammurriate, di gruppi popolari, di cultura popolare dal 75 a oggi, no? Si può dire che questo tipo di esperienza sia stata svilita, cioè i gruppi musicali, gli organismi che partivano dalle tradizioni popolari e facevano musica popolare, in 4-5 anni sono stati completamente messi fuori gioco dalla realtà politica, dalla distribuzione di questo tipo di prodotto, diciamo prodotto che anche quello era un prodotto. Allora oggi noi ci ritroviamo con un'analisi da fare su come sono andate le cose negli anni scorsi e a dire, vabbè, oggi si può lavorare soltanto se si arriva a trovare un legame con i problemi reali, con le lotte reali della gente. I gruppi musicali sono stati in un certo senso proprio polverizzati da altre prospettive, da un altro tipo proprio di problematica. Perché sia la suba e se ci stanno cose sette che hanno bisogno di non serenare per fare più belle loro a stare. E poi da te ti penso tu che sorte per Gesù non ci stanno più. Io chiedo a nome del patrono dei parroci, vice parroci e sagrestani, un contributo straordinario per le fortezze della fede. E allora pensi che bisogna solo approvare. Dunque sono 7 chiese, per 8 milioni sono 7 per 7, 49 milioni. Di cui 7 milioni a San Vicino. 7 milioni a San Rocco. 7 milioni a Santa Maria delle Grazie. 7 milioni a Maronno Car. 7 milioni a Santissima Assunta Nuova. 7 milioni a Santissima Annunziata Vecchia. 7 milioni a Congresso. Si approva, no? Invece. Approviamo lo stanziamento. Approviamo questi milioni per la fede nel Signore. E su di fatto padrone ad abbriare i tuoi portoni ci stanno guaglioni che si è cagato in tuo cazzone. Attenzione battaglione, e su di fatto padrone. Signor, ma mantenitemi un po' questa tazza, mantenitemi un po' questa tazza, mantenitemi un po', mantenitemi, signor. Ma no, aspetta, sì. E quanto è bella signor Gatazz! Signor, stanotte è piaciuto Matarazz che è mollo? Attenzione! Battaglione! È su di fatto, signor! Lo sai che le fontane sono tutte colorate, con lampa e lampadine, di sera e di mattina, sono tutte illuminate per tutte le giornate, e quando le cascate, e l'acqua viene giù, blu blu, e l'acqua viene giù, blu blu, e l'acqua viene giù, blu blu. Acqua azzurra, acqua chiara, e mettimi la badina in de fontana. Acqua azzurra, acqua chiara.